Antonio Pagliarulo, assessore comunità montana Vallo di Diano, un'opportunità che la regione Campania dà ai commercianti del piccolo commercio perché il Covid purtroppo fa ancora male. Di che cosa si tratta? Si tratta di un fondo perduto che ha messo a disposizione la Regione Campania proprio in questi giorni, con una pubblicazione di un bando sul BURC del 27 di novembre. È un fondo stanziato che noi già avevamo accennato all'inizio del nostro percorso per arrivare alla definizione, al decreto che poi ci ha visti protagonisti come comunità montane e come 15 comuni del territorio per la creazione del distretto diffuso appunto del commercio. È un'opportunità di questi 5 milioni che viene data a tutti quelle piccole, micro e medie imprese che ricadono appunto nei territori che hanno costituito i distretti commerciali. Quindi tutte quante le imprese, come ho detto prima, micro, piccole e medie, potranno chiedere questo fondo perduto senza obbligo di rendicontazione alla regione Campania. È un fondo di, come ho detto, ho anticipato di 5 milioni di euro, di cui 2 milioni e 3 stanziati per piccolissime, per le micro imprese, per quelle che fatturano fino a 250 mila euro, che corrispondono quasi al 50% delle 11 mila imprese del territorio campano e che fanno parte appunto di questi dei distretti già autorizzati dalla regione. È un click, si agisce in questo modo, sostanzialmente si va sul sito della Regione Campania, dove appunto tramite lo SPID si può poi operare per fare la domanda. Perfetto, quindi è importante sottolineare che questa progettualità della Regione Campania, il distretto diffuso del commercio, porta già dopo pochi mesi dalla sua nascita, porta già un primo importante risultato a casa, altri ce ne saranno. Assolutamente sì, diciamo questo era un risultato di cui era un obiettivo di cui De Luca già aveva, il Presidente De Luca della Regione aveva già accennato, nel senso che i primi 5 milioni non erano destinati propriamente alla crescita del commercio, ma al sostegno inteso ancora post-Covid, come anticipato nella domanda, tant'è che prenderanno i contributi quelle imprese che hanno avuto riduzione di fatturato tra il 15 fino al 30 credo, per cento dall'anno 2020 rispetto all'anno 2019, proprio nel momento in cui il Covid, diciamo, salì la nostra, salì il mondo intero. Beh, quindi la Regione Campania ha in effetti stanziato questi 5 milioni di nuovo per far fronte e per dare una mano a quei commercianti che in quel momento hanno subito sostanziali riduzioni di fatturato. Assessore Pagliarulo, in definitiva, quali sono le tempistiche, per poter, raccogliere questa opportunità? La possibilità di aderire già è data dal portale che si trova appunto sul sito della Regione Campania, che è partito già il 27 giorno della pubblicazione sul BURC. Ovviamente ci sono dei numeri verdi a disposizione, sia quelli della Regione sia quelli di Sviluppo Italia, che sono a disposizione degli utenti per eventuali chiarimenti. La scadenza però del bando è da segnare ed è quella del 10 di gennaio 24 alle ore 16, data entro la quale appunto bisogna poi inserire le domande sul portale, ovviamente con i dati anagrafici dell'azienda e ovviamente con la dimostrazione della riduzione di fatturato che dimostrerà appunto poi quanto potrà essere erogato a fondo perduto alle piccole, micro e medie imprese del nostro territorio, appunto dei 15 comuni del Vallo di Diano.